a seppellire il morto. O a nutrire coloro che sono morti. Tu hai guarito un lebbroso. Hai fatto camminare un paralitico. Era troppo chiederti di impedire a mio fratello di morire. Perché vieni ora che è morto? Quando potevi venire mentre ero io? Quando avevo bisogno di te? Tuo fratello risorgerà. Risorgerà? Sì, risorgerà. Come tutti noi. Nella risurrezione dell'ultimo giorno. Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crederà in me, anche se morto, vivrà. E chiunque vivendo crederà in me, non morirà mai. Credi tu questo, Marta? Credi tu questo, Maria? Se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Ho desiderato ardentemente, ma
mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Prendete questo calice e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Figliuoli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potete seguirmi. Maestro, dovunque tu vada io ti seguirò. La mia vita è tua, appartiene a te. Pietro, stanotte stessa, prima che il gallo canti, tu avrai negato 3 volte, persino di conoscermi. No, maestro, mai. Lo vedrai, non potrò mai rinnegarti. Per causa mia questa notte sarete scandalizzati. Il pastore verrà percosso e le pecore saranno disperse e mi lascerete solo. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Se gli altri perderanno fiducia, vedrai Simone, che... Simone, Simone! Ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede. E tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Signore, con te sono pronto ad andare in prigione alla morte. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Ma uno di voi mi tradirà. Maestro, il mio cuore è tanto triste. Chi di noi ti tradirà? Forse io? Quello che intingerà il pane nella scodella insieme con me, sarà lui a tradirmi. Quello che devi fare, Giuda, fallo subito. Benedetto sei tu, o Signore nostro Dio. Ci hai benedetto con le tue leggi e procurato il pane della terra. Per voi, da ora, questo non sarà più il pane del passaggio dei nostri padri dalla prigionia alla libertà. Questa Pasqua è per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte alla libertà della vita. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia questo pane vivrà in eterno. Amiate l'un l'altro come vi ho amato io.
Non c'è amore più grande di questo. Dare la vita per la salvezza di un amico. E se vi amerete in questo modo, tutti riconosceranno che siete miei discepoli. Verso un giardino al di là del torrente. Siete capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Perché mi abbandoni, Padre? Perché mi hai abbandonato? Allontana da me questo calice, più amara della morte e questa agonia. Figlio di Dio, figlio dell'uomo, dall'eternità tu sapevi di quest'ora di angoscia e di morte. L'ora suprema è giunta. Devi bere fino all'ultima goccia il sangue dell'amarezza, ma il Padre è con te, perché solo il tuo sangue è salvezza, solo il tuo martirio è redenzione, solo la tua morte può ricomporre nel mondo l'immagine di Dio. Sì, Padre, sia fatta la tua volontà, non la mia. La tua volontà, Padre. Io ti leggo nel cuore, tu menti, non ami più il maestro, hai Satana nel cuore. Lasciami, Giovanni, o anche tu. Gesù ha tradito le mie speranze, la mia patria, la tua patria, Giovanni. Israele è schiava di Roma,
E lui non ha mosso un dito contro gli oppressori del popolo di Dio. No, resta con noi, Giuda. Non fuggire, ascolta. Fratello, vedi? Gesù è là che prega, soffre, piange. Gesù mi ha deluso. Ora basta. Fuggi finché puoi, addio. Colui per il quale attingerò un boccone nel piatto e glielo darò, quello mi tradirà. Giuda, Giuda! Benedetto il martirio della carne, benedetto il sangue che redime, la vita che nasce dalla morte, e sarà la Pasqua, Padre. E che nel segno della croce gli uomini si riconoscano fratelli. Eccomi, sono pronto. Pietro, Giacomo, Giovanni, colui che deve tradirmi è qui, a un tiro di sasso. Ecco, colui che mi tradirà. È qui, quello che bacerò è lui. Prendetelo e portatelo via. Gesù di Nazaret. Sono io. Signore, fa che non si rialzi. Alzatevi, non temete. Che cercate? Gesù di Nazaret. Eccomi, sono io. Legatelo, legatelo forte, che non fugga. Giuda, traditore, traditore! Non toccate Gesù, è il mio Signore. Rimetti la spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Credi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe più di 12 legioni di angeli? Basta così. Con spade e bastoni siete venuti a prendermi, come fossi un brigante. Ogni giorno ero ad insegnare nel Tempio e non mi avete preso. Se dunque cercate me, prendetemi, ma lasciate andare i vostri. La mia ora è giunta, e anche la vostra, che è quella delle tenebre. Allora il distaccamento condusse Gesù prima da Anna, il sommo sacerdote deposto dai Romani, quindi da Caifa, il sommo sacerdote in quell'anno. Infine lo condusse verso il pretorio, da Pilato. È stato trovato colpevole, che non possa aspettare un'ora decente. È stato trovato colpevole di sedizione, bestemmia e aperta ribellione. Tu
tu dici di essere figlio di Dio. Di quale? Marte, Ercole, Giove. Di quale Dio sei figlio? Il Signore Dio nostro è unico. Unico? Per tutti i popoli, per Roma? Tutte le nazioni saranno radunate davanti a Lui. Egli ama te, non meno di tutti gli altri. Allora perché non lo conosco? Perché tu non l'hai cercato. Ti domanderò una cosa, ma prima di rispondere ricorda che io ho il potere sia di mandarti libero che di farti morire sulla croce. Se tu sei il figlio del tuo Dio e un re, dov'è il tuo regno di cui Roma non ha cognizione? Il mio regno non è di questo mondo. Oh, allora che ci fai qui? Sono venuto in questo mondo per rendere testimonianza alla verità. E ogni uomo amante della verità ascolterà me. La verità. Cos'è la verità? I soldati quindi presero Gesù e lo condussero nel cortile del pretorio per flagellarlo. Fare di quest'uomo? Crocifiggilo! Liberalo! No!
l'occhio del Signore. Commette un tradimento. Quell'uomo è un traditore. E anche tu devi essere un traditore se lui ti piace tanto. Crocifiggilo! Liberalo! Hai qualche risposta per queste accuse che ti fanno? Non hai una sola cosa da dire in tua difesa. Il mio regno non è di questo mondo. Blasfemo! Chiunque proclami di essere re vuole sfidare Cesare. Noi non abbiamo altro re che Cesare! Deciso. Alla morte il prigioniero. Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto.